La scenografia del derby di Puglia, i colori della curva barese. Fascetti deve rinunciare ad alcuni titolari, in particolare Necru e Garzia. Sulla panchina del Lecce, esordio di Nedo Sonetti. La prima azione significativa è del Bari, da Volpi a Guerrero che ispira Zambrotta, controlla la palla Zambrotta, la respinta con il piede di Lorieri. Replica il Lecce, angolo di Casale, testa di De Francesco, Cipriani e Viali non riescono a raggiungere la palla. Il Bari, Manighetti in avanti, taglia al centro, sbuca dietro i difensori del Lecce De Ascentis, Bari in vantaggio e primo gol in Serie A per De Ascentis che ritorna dopo due anni al Trenino. Rivediamo la conclusione di De Ascentis che sorprende Lorieri. Il Lecce si riporta in avanti, visibilità ridotta per il lancio di un fumogeno e la squadra pugliese ottiene un calcio di rigore per un intervento di Sala su Piangerelli. Rivediamo l'azione e c'è la gamba di Sala che ostacola Piangerelli. Tira Casale, si distende e respinge Mancini. Il terzo rigore sbagliato dal Lecce in questo campionato, il terzo parato da Mancini, molto bravo nella circostanza. Ancora il Bari in avanti, Guerrero entra in aria, viene messo giù da Sakic che fa ostruzione e per Borriello c'è un altro penalty. Rivediamo l'intervento di Sakic su Guerrero. Va alla trasformazione Ingson e il Bari si porta sul 2-0. È il terzo rigore trasformato da Ingson in questo campionato. Con il montaggio di Lorenzo Massaro passiamo alla ripresa. Nel Lecce girandola di sostituzioni entrano Rossi, Cozza al rientro dopo 5 mesi per infortunio e Iannuzzi che sostituiscono Rossini, Govedarizza e De Francesco. E Lecce combina un'azione proprio con i nuovi entrati, da Cozza a Iannuzzi il suo tiro termina sul fondo. Il Bari in avanti, Guerrero tenta dalla distanza, neutralizza Lorieri. Accorcia le distanze il Lecce, la respinta di testa di De Rosa, finta di Iannuzzi, collo piede rasoterra che sorprende Mancini, 2-1. E rivediamo la prodezza di Iannuzzi al primo gol in questo campionato. Il Bari in avanti con Zambrotta, entra in aria, tiro cross, arriva con un attimo di ritardo Bressan. Ancora il Lecce si fa pericoloso con un colpo di testa di Viali, ottima risposta di Mancini. Esce Bressan, entra Paris, giovane difensore della primavera, all'esordio in Serie A. Al 39esimo protesta Iannuzzi e viene espulso. Il Lecce rimane in 10 uomini. Bari in avanti, Dalbec che aveva sostituito Dolla e Guerrero e Viali manda in angolo, forse con un braccio. Il Lecce pareggia al 45esimo e 30 secondi con Rossi. Su cross da sinistra, da terra Rossi riesce a beffare Mancini. E poi Rossi dopo qualche minuto viene espulso per un intervento.